cartelli sparsi lungo la penisola per fornire a tutti i consumatori informazioni e assistenza sulle bollette elettriche, ma anche aiutare i cittadini ad orientarsi nella giungla delle tariffe energetiche, difendendosi da errori, truffe e raggiri di ogni tipo. È il servizio presentato oggi a Roma da 18 associazioni dei consumatori e sostenuto con il contributo finanziario dell'Autorità dell'Energia, grazie anche ai soldi provenienti dalle multe comminate in questi anni alle società del settore energetico per comportamenti scorretti nei confronti dei consumatori. I proventi di queste sanzioni, che non sono banali, è bene riutilizzarli e rimetterli in circolo tramite questa attività. Ma l'autorità non si limita ovviamente solo a sanzionare, cerca anch'essa di tutelare il consumatore rendendolo più capace e più attivo. Uno dei nostri punti di forza in questo momento è la riforma di semplificazione della bolletta. Il nostro progetto Bolletta 2.0 porterà una bolletta che spesso è complicata, non è leggibile, ad una bolletta che sia chiara, trasparente, che renda il consumatore più consapevole su quello che consuma, su quello che paga. Un momento di riflessione anche per le tante criticità presenti sul mercato di luce e gas. Se da un lato sono aumentate le opportunità di scelta per gli utenti, dall'altro sono cresciuti gli disservizi, errori e a volte anche truffe a danno dei consumatori. In particolare la maggioranza delle segnalazioni riguardano problemi di fatturazione e soprattutto il mercato libero, dove operano innumerevoli società del settore energetico. Bisogna imparare a saper notare, saper confrontare le offerte, saper leggerle, spesso un linguaggio molto ostruso, molto difficile, e soprattutto bisogna diffidare dai grandissimi risparmi che spesso nascondono invece delle vere e proprie truffe. E per i più pigri, comodamente da casa è possibile avere assistenza e consulenza sulle proprie bollette chiamando al numero verde gratuito 800 82 12 12.